Allora, il quinto mondiale, come si sente? Mai sognato di giocare i cinque mondiali di rugby? Beh, 16 anni fa non ci avrei pensato, pensavo già al primo, che era già dura pensare al primo. Beh, siamo arrivati a questo quinto, avevo puntato molto in questa opportunità, abbiamo lavorato, ho avuto un supporto dei giocatori, compagni di squadra, degli staff e ovviamente della famiglia e pochi amici attorno a me. Intanto sono qui, adesso l'obiettivo successivo è quello di giocare, quindi sono qui a disposizione del gruppo e divertiamoci. Per la prima volta dal 1999, il primo mondiale senza Mirko. Come si senti senza tuo fratello minore? Beh, sicuramente, insomma, mi dispiace un po' non averlo a fianco perché dal 2002 mi ero abituato molto bene ad avere due bergamaschi, perlomeno nella rosa dei 30 giocatori. E so che anche lui mi ha supportato tantissimo in questo ultimo sprint rugbistico e quindi se potrò giocare e avrò dei risultati positivi, ovviamente sono dedicati anche a lui. Francia, no? Hanno giocato, ha vinto due delle tre partite pre-mondiale. Francia in forma o Francia in crisi? Qual è più pericoloso come una squadra? Beh, entrambe, eh? Entrambe. Quando sono in forma, quando sono in crisi perché rivoluzionano. Ma no, beh, l'abbiamo vista, è una Francia che comunque è presente su tutto il campo, e ha saputo affrontare fisicamente e tecnicamente, sia Inghilterra che Scozia e quindi è una squadra che ha avuto un rodaggio importante con due vittorie su tre e non è poco. Ora la Francia la conosciamo, ma penso che dovremmo mettere qualcosa in più a Twickenham per riuscire a portare a casa questa partita. Non sarà per niente facile. Thierry Dussetoit come un flanker, sì, lui conosci benissimo, avete giocato contro uno di Abbiamo voi giocato contro il campionato tanti, francese. ma lui come, che grande è lui come giocatore, tecnicamente e anche psicologicamente per la squadra. Beh, è un giocatore completo e quindi è un gran difensore, ma anche porta la palla avanti e ho visto che quando lui un'azione sia in difesa che in attacco riesce a portare in avanzamento la squadra, tutti quanti i suoi compagni comunque sono galvanizzati e lo seguono. È un leader indiscusso nel campo ed è un giocatore completo, perché sia atleticamente che tecnicamente comunque dà il punto in più alla sua squadra. Dal punto di vista della tua squadra, quanto è Viruta, che l'allenatore è un francese, che tanti giocatori e allenatori che conoscono bene il rugby francese? Beh, sicuramente, ci chiamiamo cugini tra noi italiani e francesi, quindi siamo molto simili in alcune attitudini, anche se viviamo due realtà differenti. Sicuramente Jacques conosce bene la Francia, conosce bene i giocatori francesi, perché è stato allenatore in Francia per tantissimi anni e ad altissimi livelli. Credo che le conoscenze che abbiamo sono molte, ma non sono sufficienti. Ovviamente la squadra, il rugby evolve, le squadre ovviamente di alto livello evolvono anche loro. Credo che sarebbe più utile un infiltrato. No, beh, comunque le conoscenze della scuola francese sono importanti, però sul campo ci vogliamo noi. Va benissimo, grazie mille.